Allora, il mio compito ora sarebbe quello di illustrare molto brevemente, ci provo, perdonatemi, so già che non ci riuscirò, e con due esempi pratici, operativi, di questa sinergia, diciamo, virtuosa e collaborazione sul territorio toscano. Mi scuso anche perché tutta insieme questa slide confonde forse un po' le idee o avremo bisogno di un'oretta circa solo per entrare nel merito. L'avevo provato a farla con un'animazione per renderla un po' meno noiosa, ma questo passaggio tra computer è sempre deleterio. Solo per dire che in Toscana l'ARPA si occupa da lungo tempo di monitoraggio della biodiversità marina e in particolare con un'unità operativa che da sempre si occupa di, si chiama proprio così, risorsa ittica e biodiversità marina e quindi si è trovata un po' pronta a rispondere e dare supporto alla regione su questo tema, soprattutto quando la regione doveva definire i SIC, i SIC a mare, su cui è veramente molto indietro rispetto anche a altre regioni. E fin dal 2007, con allora una delibera di giunta, poi ripresa, ha istituito un osservatorio toscano dei cetacei, proprio perché, come ci ricordava l'intervento stamani di Tunesi, questi animali sono animali protetti, sono animali CITES, ma anche perché c'è tutta, e quindi di conseguenza c'è tutta una normativa internazionale che obbliga il nostro paese e le nostre regioni a porre in atto tutta una serie di strategie per la tutela, la conservazione e quindi il monitoraggio di questi animali. Quindi Regione Toscana si è un po' trovata pronta, ha perfezionato questa sua rete di recupero, di monitoraggio di questi grandi vertebrati marini, cetacei e tartarughe in primis, ma si sta da qualche anno anche occupando di grandi squali, seguendo per quanto riguarda le tartarughe le linee guida ministeriali del 2013 che già esistono e insomma, che anche appunto ISPRA ha redatto per il Ministero e sono abbastanza chiare per le tartarughe. Per quanto riguarda i cetacei stiamo lavorando all'interno del tavolo tecnico voluto in maniera congiunta dal Ministero dell'Ambiente e il Ministero della Sanità sulla rete nazionale per gli spiaggiamenti dei mammiferi marini, una rappresentanza del sistema nazionale, mi piace ricordarlo proprio oggi, partecipa attivamente a questo tavolo tecnico con un rappresentante di ISPRA e un rappresentante di ARPA. Quindi, in attesa di queste linee guida anche sui cetacei, la Regione Toscana si è dotata di questo flusso di intervento, flusso operativo, ma anche trasmissione dell'informazione che vede, e anche questo è doveroso ricordarlo, l'hanno già ricordato anche i colleghi che mi hanno preceduto, la collaborazione con la Capitaneria di Porto, anche in Regione Toscana, anche l'ARPAT ha stipulato un protocollo d'intesa con la Capitaneria, un po' su tanti argomenti che riguardano il mare, ma in maniera particolare su questo argomento del recupero degli animali spiaggiati, Capitaneria di Porto ha messo a disposizione il numero blu 1530 proprio per le emergenze in mare, attivo 24 ore su 24, un numero gratuito, quindi la segnalazione parte quasi sempre da loro che avvertono in prima battuta ARPAT e poi insieme decidiamo come procedere. Non entro nel dettaglio dell'operatività della rete, ovviamente si differenzia molto a seconda che l'animale sia di grandi o piccole dimensioni, che sia vivo o che sia morto, e se è morto da poche ore oppure se ormai è in avanzato stato di decomposizione. Solo per ricordare che la nostra rete toscana è fatta appunto di una sinergia, di una collaborazione stretta tra gli enti locali, regione, i comuni, le ASL, l'Istituto Zooprofilattico, le università toscane tutte, Musei di Storia Naturale, gli acquari, i parchi naturali, e ha proprio una dislocazione fisica sulla costa toscana e anche abbiamo provato sull'arcipelago toscano, che per noi è un'area marina molto importante, ad avere proprio centri che possano essere operativi in qualsiasi momento. Solo alcune fotografie, sia di cetacei che di tartarughe, passo in queste slide, proprio per rendersi conto, e queste sono poche, la casistica è veramente molto molto grande in tutti questi anni di attività. Perché emergenze? Perché soprattutto quando
ci troviamo a che fare con animali di grandi dimensioni, pensate alla balenottera comune, un capodoglio, quindi animali per la balenottera si possono raggiungere anche 20 metri di lunghezza, in avanzato stato di decomposizione, con la perdita di sangue e liquidi corporei di vario tipo, maleodoranza, veramente in quel caso diventa un'emergenza. Ormai dal 2016 facciamo sempre questo esempio, perché forse in tanti anni di attività è stato quello più urgente, proprio che ci ha fatto rendere conto di quanto emergenziale possa essere questo tipo di evento, in cui un capodoglio, un maschio di grandi dimensioni, circa 13 metri, si è spiaggiato in pieno agosto su un arenile di Calambrone, provincia di Pisa, affollatissimo di bagnanti. Meno male era già sera, abbiamo lavorato di notte e quindi la tempestività della rete ha reso possibile la risoluzione in tempi brevi, ma la cosa più importante è che il comune, il primo in Toscana, si è proprio dovendo affrontare questo tipo di emergenza, ha dato vita immediatamente in tempi brevi a una conferenza dei servizi dalla quale è scaturito un protocollo di intervento che adesso altri comuni costieri toscani stanno prendendo ad esempio, proprio per non ritrovarsi nell'emergenza in cui si è trovato il comune di Pisa in questo caso. Quindi in questo caso poi ARPAT ha dovuto fare indagini supplementari sulla balneabilità di quell'area, perché ovviamente la rimozione, fare a pezzi questo animale e portarlo via, aveva fatto sì che sia sull'arenile che in mare venisse sversato del materiale, come vi dicevo prima. Ovviamente per le tartarughe, essendo di più piccole dimensioni, la problematica è un po' meno evidente, ma già per i grandi pesci cartilagini qui si aprirebbe tutto un altro capitolo. Spesso loro sono oggetto di pesca accidentale, quindi rimangono intrappolati negli attrezzi da pesca e vengono abbandonati quindi in mare aperto, e quindi il loro spiaggiamento è solo un secondo step, diciamo così. Ma anche un cetorino, quindi uno squalo elefante di quasi una lunghezza di 8-9 metri, spiaggiato sulle nostre coste, crea non pochi problemi e quindi mette in atto un'emergenza vera e propria. La nostra rete funziona abbastanza, ci sono ancora tanti punti ovviamente nodali, il coinvolgimento ancora più importante dei veterinari deve essere, della ASL deve essere ancora affinato, così come tante altre attività. Come vi dicevo, la nostra regione era già da parecchio tempo che raccoglieva dati in questo senso, abbiamo una serie storica abbastanza lunga e si evidenzia come dal 2007, proprio anno in cui Regione Toscana dà vita a questa rete, quindi si mette nella condizione di creare una rete e sinergie sul territorio, la rete, i recuperi diventano più efficienti, quindi abbiamo un trend in aumento che non è da imputare a un reale aumento, quindi muoiono più cetacei e tartarughe nella nostra regione, ma a una migliore efficienza della rete. Quindi questo tipo di sistema nella nostra regione, ripeto, anche se va oliato molto, ma ci sembra che funzioni. Tutto questo perché tutte le volte che lo spiaggiamento rende disponibile un animale ben poco conosciuto, ci dà la possibilità di affrontare alcuni temi che sono stati detti anche stamani, che sono anche di interesse per esempio nella Marine Strategy, quindi di fare indagini su questi animali, sull'ecotossicologia, sulla biomagnificazione, sulla catena trofica, ma anche sui contenuti stomacali, per fare analisi qualitative e quantitative sui rifiuti, quindi macroplastiche e microplastiche, e anche quindi per stilare una lista che vedete qui elencata di possibili cause di mortalità. Probabilmente queste cause non sono singole, ma sono anche un insieme di concause che portano spesso alla morte di questi animali. Probabilmente l'ingestione di plastiche crea anche una contaminazione di questi animali e che abbassano le loro difese immunitarie, e quindi è possibile che molti agenti virali, batterici, parassitologici poi siano quelli che portano come causa finale alla morte di questi animali. Ma siccome le indagini veterinarie ci dicono che questi agenti zoonotici sono molto importanti nella morte, come causa di morte di questi animali, e si parla anche di, mi dicono sempre i veterinari, di
batteri, per esempio, piuttosto importanti anche per la salute umana, come listeria o brucella, che è stata riscontrata negli ultimi anni in Toscana, probabilmente le problematiche per la sanità pubblica potrebbero essere veramente importanti. Io per ora le ho messi con un punto interrogativo, perché ci stiamo ancora confrontando e discutendo con i veterinari su questo argomento, ma veramente, ecco, bisogna prendere coscienza del fatto che ci potrebbe veramente essere un problema di sanità pubblica importante legato allo spiaggiamento di questi animali. Sempre molto velocemente, perché poi vi vorrei far vedere un video di 2 minuti, quindi levo ancora 2 minuti alle mie chiacchiere. È l'altro esempio che vi volevamo portare, legato a quella che fin dal primo momento è stata definita emergenza Concordia. Cioè, il 13 gennaio del 2012, lo sappiamo tutti, questa nave da crociera si è naufragata lungo le coste dell'isola del Giglio, al sud della Toscana, in provincia di Grosseto. E da subito è stato nominato un commissario per la gestione dell'emergenza, il capo della protezione civile, che è stato coadiuvato da 2 comitati dopo i primissimi giorni è stato istituito un osservatorio di monitoraggio di questa emergenza, con un sacco che conteneva al suo interno un sacco di rappresentanti. La Regione Toscana aveva la presidenza, e poi c'erano dentro ovviamente ARPA e ISPRA per il monitoraggio, ma poi ministeri, la provincia, Capitaneria di Porto, e li vedete tutti elencati qua. L'emergenza principale, nel primissimo momento definito emergenziale, era proprio quella di fare una ricognizione di tutto il materiale che era contenuto all'interno della nave, in termini di prodotti di raffineria di petrolio, agenti chimici di vario tipo, detersivi, disinfettanti, vernici, ori motori, cioè tutto quello che poteva fuoriuscire dalla nave e poteva creare veramente un danno ambientale, un inquinamento importante, e che rappresentava la primissima emergenza. E quindi la prima fase era stata proprio quella di rimuovere tutto il carburante e tenere sotto controllo la qualità delle acque intorno alla nave. E quindi si è subito ravvisata la necessità di stilare un piano di monitoraggio della qualità ambientale, redatto in maniera congiunta da ARPA e ISPRA e approvato dal comitato tecnico, come abbiamo visto, a febbraio. In realtà ARPAT, se vi ricordate la data, il 13 gennaio il naufragio, già il 17 gennaio aveva fatto i primissimi campionamenti di acqua, che ha continuato a fare in maniera giornaliera e mettendo in tempo reale praticamente, quindi con la disponibilità di tutti i laboratori a lavorare giorno e notte, metteva appunto sul sito di ARPAT i risultati, proprio per tenere anche informata la popolazione sui risultati, perché al di là, questo non l'ho detto, mi scuso, della tragedia umana che è stato questo naufragio, poi subito dopo ovviamente anche l'aspetto ambientale non era da trascurare. Il monitoraggio, quindi la prima fase emergenziale, dopodiché si è cominciato a pensare alla rimozione della nave, e quindi era necessario un piano di monitoraggio completo che prendesse in considerazione acqua, sedimenti, ma anche tutto il biota, macroalghe, posidonia, coralligeno, plancton, e che quindi seguisse tutte le varie fasi di rimozione di questo materiale all'interno della nave, e poi di allontanamento della nave dai fondali, di pulizia dei fondali, e il piano di monitoraggio principalmente ha visto queste componenti come target principale, quindi il coralligeno applicando la metodologia ESCA, il carlit, quindi le macroalghe eseguite, non so se si vede, su tutto il lato, in realtà tutto il lato orientale dell'isola, campionamenti su posidonia e poi campionamenti sia chimici che fisici di tutta la colonna d'acqua. Le fasi di rimozione e allontanamento della nave sono state sostanzialmente 3, il parbuckling, cioè il raddrizzamento della nave, il refloating, il riportare a galleggiamento di nuovo la nave, e l'allontanamento poi della nave, che è stata del towing, rimorchiata fino al porto di Genova. Anche quest'ultima fase è stata seguita in maniera puntuale dai nostri operatori, che a bordo, sembra nell'imbarcazione della Capitaneria di Porto, per tutto il tragitto hanno eseguito in maniera continua questo tipo di analisi.